Ho lasciato l'inferno. Motivo? Semplice. Ho finito la pietra e ho finito il ferro, il legno. Sono tornato perché un'amica mi ha detto come costruire qualcosa con la pietra rossa. E sono in ripetitore. E adesso ne farò molto di più. Vado a casa a farli. Ecco fatto, ne ho fatti 11, penso che saranno più che sufficienti. Comunque penso che ne farò altri. Dipenderà se il mio progetto che ho in testa funziona oppure no. Allora, il mio progetto oggi sta piovendo. Ok. Ho fatto passare la notte e adesso con calma mi dirigerò verso il punto che ho scelto per utilizzare il ripetitore. Come vedete, mi sono dato da fare a costruire questa macchina e fare il pietrisco infinito. No, no, io potrei tranquillamente andare in miniera a raccogliere la pietra, però mi farei due palle grosse come due cocomeri. Per cui, perché non costruirsi direttamente una macchina qui in spiaggia? Il lavoro per preparare il terreno probabilmente lo velocizzerò. Ma il mio obiettivo è molto semplice. Costruire due macchine che producono il pietrisco infinito. Però fare il meccanismo con la leva che devo stare lì a tirarla ogni volta è palloso. Quindi questa amica mi ha detto che utilizzando i ripetitori di pietra rossa e posizionandoli uno in sequenza, quindi praticamente in serie, mettendo un po' di ritardo, si dovrebbe creare un circolo continuo di energia che attiva e disattiva il pistone con un orario a tempo, un po' come ha fatto pure Paradosso. Il problema è che non mi ricordo lui come ha fatto, quindi non mi vado ad andare a sbirciare il video suo. Per cui cercherò di farlo per tentativi. E anche questo è il bello, no? Tentare di fare una cosa. Utilizzerò tutta la sabbia che raccoglierò per fare i blocchi di arenaria e userò l'arenaria come base per la mia macchina, sperando di non fare un'emerita cazzata. Io non so quante volte mi ha chiesto: perché non mi date qualche consiglio sotto video? Ma visto che nessuno di voi mi ha cagato manco di strisce, accetto i consigli di questa ragazza che tiene questo canale YouTube, però non pubblica, lo usa solo per vedere i video e mettere mi piace o non mi piace. Però io lo voglio fare questo regalo. Si chiama Antonellina Gallo ed è un utente di Paradosso, una fan di Paradosso. E visto che è stata così gentile da aiutarmi, mi sembra giusto nominarla nel mio video. Anzi, se volete andare sul suo canale, iscrivetevi, fate dei complimenti, perché è una bella ragazza, perché è una bella ragazza. Almeno credo. Ok, adesso sto cercando di fare spazio per poter posizionare i ripetitori. Prima di tutto, leviamo la leva. Ok. E adesso vediamo un poco come posizionare questi affari. Allora, mi conviene mettermi. Allora, noi mettiamo un po' di pietra rossa qua, che deve essere il collegamento, l'innesco. Amici, allora, uno così, così, e poi così,
Poi dovrebbero essere uno di paralleli, quindi adesso dovrei posizionarne altri tre, o dovrei fare un po' di spazio. Vabbè, mettiamoli attaccati uno vicino all'altro, poi vediamo un po' come vanno messi. Allora, qui sicuramente ci vuole un po' di pietra rossa, vediamo un po' così, così e così. Ok. Adesso mettiamoci la pietra rossa, fare il collegamento. E adesso deve essere il ritardo, vediamo un po'. Uno penso che basterà. Vabbè, qui io sto sperimentando, non è che so che cazzo sto facendo. Modo di dire. Speriamo di non fare una stronzata. E adesso attiviamolo. Ok, è ufficiale, ho fatto una stronzata. È fermo e non... cioè, è come se fosse un circuito chiuso, non si muove. Evidentemente non ho messo abbastanza ritardo. Vabbè. Togliamolo in mezzo. Ok, proviamo in un altro modo. Forse deve essere più lunga la fila. Dovrebbe essere così. Facciamo la mappa a destra. Ok. Allora, così scende, così sale, e adesso ci metto un collegamento. Ok, la metto da una piena torcia. Un po' la aumentiamo, vediamo, forse così dovrebbe andare meglio. Giusto? Abbiamo un problema. Io pensavo che bastasse toglierla. Che sia un problema di questo qua, non so, forse se la metto un po', facciamo così, forse ci vuole un altro ripetitore qua. Che porta in ritardo. No. Vediamo così. Vai. No, non funziona. Posso mettere così. Ma perché non parte di là? Forse di lato non... Forse il segnale di lato non funziona. Vuole dire che l'energia viene trasmessa solamente davanti e da dietro, non di lato. Vabbè, devo lavorarci un po' sopra. Forse devo fare così. Vediamo un po'. Deve arrivare direttamente. Vediamo un po' se è così finalmente. Va bene. Quanto è incasinato sto fattore. In fondo è colpa mia pure, io sono un nabbo in queste cose, quindi... Forse a furia di tentativi riuscirò a capire come cazzo funzionano queste cose. In compenso ho fatto un pisellone di pietra non indifferente. E vabbè. Non mi sono rotto i coglioni, me ne vado a dormire.
Se qualcuno mi dà un consiglio su come risolvere questo problema, gli sarei grato. Se no, dovrò andare a tentativi finché non riuscirò a capire come stracazzo si mettono questi ripetitori per Kaiser. Vabbè. Ciao ragazzi, alla prossima. Porca puttana, un cazzo si fanno quei cosi?